Allora, finalmente è arrivato, andiamo a fare un video su un prodottino veramente carino e tecnologico della Bluetti. Allora, parliamo di una Power Station, eccola qua, EB3A, è una Power Station della Bluetti, è una entry level, quindi è il prodotto più economico e di primo accesso ai prodotti della Bluetti. Nello stesso tempo però è sempre un concentrato di tecnologia. Adesso lo andiamo a vedere insieme un po' più da vicino, così vi faccio rendere conto bene di che prodotto stiamo parlando. Iscrivetevi al mio canale YouTube perché con questa Power Station voglio portare avanti un progettino carino e utile che potete tranquillamente replicare anche voi se lo trovate interessante. Sto aspettando dei prodotti che mi devono ancora arrivare per avere il tutto per portare avanti appunto questo progetto. Allora, su questo video avrei voluto fare lo spacchettamento in diretta con voi, però purtroppo non è stato possibile perché ho avuto un grande problema con il microfono. E tutto quello che avevo fatto è saltato. Ho provato a rimontarlo con l'audio fatto dopo, ma la qualità insomma diventava veramente pessima e dava fastidio anche guardarlo il video. Quindi ve lo faccio vedere io senza fare lo spacchettamento. Allora, intanto vi voglio dire che questo prodotto della Bluetti, quindi questa Power Station, fino a un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, veniva dato senza accessori. Quindi l'unica cosa che veniva data in dotazione, vi faccio vedere, aspettate. Ecco qua. Allora, l'unica cosa che veniva data in dotazione era questo qui, che praticamente è il cavo di ricarica per caricare la Power Station alla corrente 220. Questa era l'unica cosa che veniva data. Adesso, fortunatamente, infatti ne sono abbastanza contento perché è fondamentale per il progetto che voglio fare, viene dato un accessorio in più che prima dovevamo comprare a parte e parliamo di un altro cavetto di ricarica che però viene utilizzato per caricare la Power Station con i pannelli solari. Per me è fondamentale perché l'idea dei Power Station è vero che è utile perché è piccolina e può essere portata in giro, ma per quello che mi riguarda la cosa bella, la cosa green che possiamo fare è caricarla con l'energia pulita, quindi caricarla con i pannelli solari. Quindi questo qui è il cavetto per caricarla con i pannelli solari. Poi all'interno della confezione abbiamo la Power Station, eccola qui, vedete? Ve la faccio vedere anche accesa, che ha un bel display, ecco qui, vedete? Io la tengo così in maniera molto semplice, vedete, anche con una mano, perché? Perché è piccolissima. Nel senso, si può trasportare comodamente, è praticamente ha un peso di 4,6 kg, quindi veramente un peso leggero, si porta benissimo. Allora, andiamola ad esaminare un pochettino da vicino insieme. Cominciamo col dire la plastica. Non vi nascondo, sono rimasto abbastanza deluso perché la plastica, sentite? È una plastica che al tatto non dà una bella sensazione, una sensazione piacevole. È una plastichetta croccante, non lo so, non è piacevole. Sicuramente sarà il fatto che questo è un entry level, quindi probabilmente i prodotti di fascia un po' più alta, sono sicuro che la Bluetti non avrà fatto questa pecca anche su quei livelli di prodotti. Andiamola a vedere insieme. Allora, innanzitutto troviamo nella parte superiore, vi faccio vedere, ecco qui. Una ricarica wireless per i 15 watt, quindi non è una carica velocissima, però neanche una carica bassa. 15 watt è una bella carica, insomma, le carica abbastanza rapidamente il cellulare. La maniglia ha proprio un incastro, vedete, c'è bisogno di fare proprio lo scatto per sganciarlo. Eccolo qui. Poi nella parte frontale, aspettate che avvicino un pochettino, ecco qui. Nella parte frontale, la prima cosa che ci salta all'occhio, oltre al bellissimo display, è questa lampadina. Questa lampadina qui, che è integrata a LED e ha una funzione. Premendo una volta si accende, premendo 2 volte aumentiamo la potenza, premendo 3 volte manda dei messaggi
Mi sembra che sia tipo l'alfabeto Morse e dà dei messaggi di emergenza, insomma, delle richieste d'aiuto. Questo mi sembra di aver capito che è la funzione che ha. Per quanto riguarda le istruzioni che sono qui, eccole qui, la Bluetti non le dà in italiano, quindi all'interno non ci sono istruzioni in italiano, però c'è il QR code che col cellulare possiamo tranquillamente entrare nella Bluetti Italia e vedere, insomma, prendere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. La parte frontale, come vi dicevo, abbiamo allora in uscita 12 volt la presa ad accendisigari, quella classica, e due spinottini sempre in uscita da 12, però con 10 ampere, quindi questi tre hanno 10 ampere di potenza in uscita. Poi abbiamo un USB di tipo A, un USB di tipo A, tutte e due da 13 ampere, un USB di tipo C da 100 watt, molto potente, ci riusciamo tranquillamente a caricare i portatili o anche dei piccoli elettrodomestici. Poi, sempre in uscita abbiamo la 220, loro ci dicono che per un'uscita da 600 riesce a sostenere una corrente continua di assorbimento fino a 600 watt, con picchi di 1200, quindi le piccole picchi di 1200 li riesce a sostenere in lungo tempo 600 watt. Per quanto riguarda invece questa parte che è la in, quindi l'entrata, possiamo caricarlo qui con questo qua che vi ho detto da 220, eccolo qui, e possiamo caricarlo con l'accessorio, quello che sono contento che ci hanno dato, eccolo qui, con i pannelli solari, che sono utilissimi per il progetto che sto portando avanti. Allora, detto questo, le principali caratteristiche le abbiamo viste. Abbiamo da questa parte una ventola che aspira e da quest'altra parte solamente dei fori. E quindi che succede? L'aria entra e riesce da quest'altra parte raffreddando, quindi è un sistema forzato di aria forzata che riesce a raffreddare. Vi dicevo, la cosa carina che hanno questi bluetti, che sono una tecnologia molto bella. Allora, innanzitutto vi fa capire subito che questo sistema di power station ha al suo interno anche un regolatore di carica, quindi va a regolare la carica. Quindi quando noi andiamo ad inserire il pannello, lui gestisce la carica e la carica della batteria quando attaccare, staccare o sospendere, o nell'eventualità lo usiamo come UPS, perché si può fare, vi faccio vedere poi eventualmente come si fa, riesce a staccare, attaccare, a gestire senza problemi la corrente. Quindi nel momento in cui, ad esempio, andiamo ad attaccarlo come UPS per evitare di danneggiare computer o sistemi tecnologici, insomma, di alto livello, che rischiano con sbalzi di temperatura di essere rovinati, oppure semplicemente se non vogliamo rischiare di perdere dei lavori fatti col computer mentre stiamo lavorando, se dovesse andare via la corrente, lo possiamo usare in maniera UPS. Vi faccio vedere come si fa, è molto semplice. Allora andiamo ad attaccare, eccolo qui, lo spinotto della corrente in entrata 220, quindi è come se lo attaccassimo a casa. Ho attaccato, vediamo un po'. Aspettate, eh. Allora, lui adesso sta andando in una carica non troppo aggressiva, perché stiamo con la carica al 92%, quindi vedete, lui adesso in entrata sta prendendo 150 watt, quindi riesce a gestire una miriade di funzioni, quindi poi lo vedrete, è fatto veramente bene. Allora, vi dicevo, è partito UPS, qui non so se si legge, c'è scritto UPS, quindi adesso in questo momento vi faccio vedere, vado ad attaccare, stacco questa luce che l'avevo attaccata alla 220, l'attacco qui, vedete, nel momento in cui, scusate, nel momento in cui vado
a staccare la corrente 220, guardate la lampadina, non cala neanche un pochettino, guardate. Tic. Vedete? Il sistema UPS si spenge, però la lampadina o un computer che poteva essere collegato e non subisce danni perché il sistema di attacco e stacco è talmente veloce che neanche viene percepito dai sistemi. La reinserisco. Guardate, aspettate, che ci mette, quando una volta che attacchiamo la spina ci mette qualche secondo per cominciare a gestirsi la centralina. Eccolo qua, UPS. Nella parte centrale, come vi dicevo, la grafica è fatta molto bene, quindi abbiamo la corrente in entrata 152 watt, vedete? Eccolo qui. E la corrente in Allora, uscita. vi faccio vedere, adesso io vado a collegare una piastra per capelli e vediamo come va. Questa è abbastanza assorbimento, eh? Allora, l'andiamo a collegare. Aspettiamo sempre qualche secondo per dare la possibilità alla centralina di iniziare a funzionare bene. Mi dice che abbiamo 321 watt di assorbimento. Varia, come potete vedere, i watt utilizzati, perché la piastra dei capelli ha un termostato, quindi una volta che la temperatura comincia ad avvicinarsi o comincia ad allontanarsi, attacca e stacca, diminuisce, aumenta la richiesta di corrente, quindi anche qui vediamo che ci sono delle oscillazioni di corrente molto, molto pesanti. Allora, UPS sempre, quindi adesso vi faccio vedere poi lo stacco. Ci dice corrente in entrata a 155 watt, quindi lei sta prelevando 155 watt. Al centro abbiamo un grafico carino che ci dice che la batteria sta al 94%, ha anche questo grafico circolare che ci fa vedere quanto manca alla fine della batteria. In questo caso sta caricando, quindi ci fa vedere quanto sta caricando. E da quest'altra parte abbiamo quanta corrente abbiamo in uscita. Sotto quanto riusciamo ad utilizzare la power station, quindi con questo assorbimento quanto tempo possiamo utilizzarla, quindi continua a funzionare. Io adesso vado a staccare la corrente 220, se no la parte quella sotto non funziona perché la possiamo usare all'infinito perché è attaccata alla corrente come UPS. Lo stacco. Allora, con l'assorbimento attuale che ha la piastra, che è 100, 213, oscilla insomma, passiamo dalle 4 ore alle, vediamo, aspettate, andiamo a muovere il termostato così lo alziamo un pochettino, aspettate, è già arrivato un po' a temperatura, vedete? Allora, cambia sempre perché purtroppo questa piastra è un po' antipatichella. Provo a prendere un altro elettrodomestico, così vediamo. Allora, nello stesso tempo è partita la ventola per raffreddare. Sentite, non è neanche così fastidiosa, non è così forte. Andiamo ad attaccare questo carica cellulare. Attacco il cellulare. Allora, vediamo, è partita la carica. Sì, allora, è partita la carica. Ci dice che sta assorbendo 25 watt, 24 watt, e in queste condizioni la possiamo continuare ad utilizzare, quindi con questo assorbimento, per 9 ore e mezza. Quindi per 9 ore e mezza ci dà questo. Ecco, vedete, ma adesso che è sceso un pochettino, 10 ore e 7. Quindi in tempo reale è anche abbastanza reattivo, quindi non c'è bisogno di tanto tempo per avere la risposta dalla power station, dalla centrale, su quello che sta accadendo. Allora, dal momento che ci siamo, vi faccio vedere anche il funzionamento della USB di tipo A. Vedete? Sta caricando. Eccolo qua. E ci dice, allora, qui ci dice che dura di più 24,7, perché non andiamo ad utilizzare il trasformatore e l'uscita 220 con l'inverter, ma andiamo direttamente a prenderci 12 volt. Quindi la durata, non interviene l'inverter, quindi la durata è maggiore, 24 ore, 7. Quindi possiamo utilizzarla con questo assorbimento. Quindi questo è quanto. A questo punto vi faccio vedere pure sopra. Aspettate. Solo questo cellulare è un po' antipatico perché bisogna centrarlo bene, se no non si riesce. Questa è la carica wireless. Eccola
preso subito. Quindi funziona pure quella. Lo facciamo così. Aspettate, eccolo qua. Preso. Quindi funziona il tutto. Questo, la Bluetti dà in dotazione con tutte le sue Power Station un'app molto veloce, intuitiva e con tantissime funzioni che possiamo utilizzare per settarla o per vedere quello che sta succedendo o per accendere e spengere le varie uscite ed entrate. Quindi, e quello è molto facile da utilizzare. Si collega tramite la Power Station, tramite Bluetooth. Mi sembra di avervi detto tutto. Non vedo l'ora che arrivano gli ultimi accessori che ho ordinato per cominciare a fare il progetto, nella speranza che con questa entry level riesco a portarlo avanti. Non è così tanto pretenzioso come progetto, ci dovrei riuscire, speriamo bene. Questo è tutto, se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, nell'eventualità la state già utilizzando e volete darmi qualche consiglio, qualche dritta sull'utilizzo della Power Station, scrivetemi, mi farà sempre piacere ricevere i vostri commenti.